Bene amici, oggi sono qui con un ospite davvero eccezionale, un ospite incredibile. No, non deve ancora entrare, è già entrato, è già qui e attenzione chi è ChatGPT, fa quasi rima. Ciao, benvenuto in questo nuovo video, sono Matteo Orlandi. Oggi abbiamo appunto un ospite speciale, abbiamo qui ChatGPT per fare una chiacchierata, una vera e propria chiacchierata su un tema molto importante, ovvero come l'intelligenza artificiale può aiutare i negozi, le piccole imprese, le attività di vicinato attraverso gli strumenti dell'intelligenza artificiale generativa. Perché chiedo queste cose a ChatGPT? Perché sto creando appunto un corso, qualche webinar proprio su questi temi dedicati alle piccole imprese e attività locali e volevo sentire cosa ne pensa il diretto o la diretta interessata in questo caso per vedere quali sono gli strumenti che ci possono aiutare. Quindi spero che sia una chiacchierata utile per tutti per comprendere quello che ChatGPT, in questo caso uno dei tanti strumenti, perché poi sono tantissimi, ma uno dei tanti strumenti di intelligenza artificiale generativa a servizio anche delle piccole imprese e attività locali. Quindi iniziamo con questa chiacchierata. Andiamo ad attivare la conversazione, sto usando ChatGPT in versione 4 con l'abbonamento Plus, ma si può utilizzare anche con la versione free, quindi quella gratuita direttamente. Gli ho messo anche il contornino bianco, il ledino, il LED ring, così fa un po' più fico e partiamo. Ciao GPT, sono Matteo Orlandi e volevo chiederti questo. Sto preparando una serie di corsi sull'intelligenza artificiale generativa per negozi, piccole imprese, attività locali, liberi professionisti, artigiani e volevo parlare con te di quanto può essere utile e che strumenti può mettere a disposizione l'intelligenza artificiale generativa proprio per questo tipo di attività. Ciao Matteo. È fantastico che tu stia preparando dei corsi sull'intelligenza artificiale generativa. Bene. Questo campo può offrire molti strumenti utili per negozi, piccole imprese e professionisti. Grazie, tutto qui? Ecco alcuni esempi. Ah, ok, grazie. Creazione di contenuti. L'intelligenza artificiale può generare testi pubblicitari, post per i social media e perfino blog. Questo aiuta a mantenere una presenza online costante e interessante. 2. Design grafico e branding. Con l'AI puoi creare loghi, immagini per i social e materiali di marketing personalizzati in modo rapido ed economico. 3. Analisi dei dati del cliente. L'AI può analizzare grandi quantità di dati per capire meglio i comportamenti e le preferenze dei clienti, aiutando le aziende a personalizzare le offerte. 4. Automazione del servizio clienti. Chatbot basati sull'AI possono gestire domande frequenti, risparmiando tempo e risorse. 5. Personalizzazione del prodotto o servizio. L'AI può suggerire personalizzazioni basate sui dati dei clienti per offrire un'esperienza più su misura. Questi sono alcuni esempi. L'intelligenza artificiale offre infinite possibilità e può essere adattata a esigenze specifiche. Vuoi sapere di più su qualche aspetto specifico? Grazie, di tutti questi esempi mi piacerebbe sapere quali possono essere gli strumenti più pratici e più utili, proprio perché in tanti casi i negozi, le piccole attività non sono molto informatizzati, stanno ancora crescendo da questo punto di vista e hanno bisogno di strumenti pratici, molto veloci per poter migliorare il proprio lavoro. Sto pensando magari a strumenti per aiutare sui social media, per generare post, per creare immagini o altro ancora. Come può aiutarci l'intelligenza artificiale? Capisco Matteo. Per negozi che vogliono migliorare la loro presenza online in modo pratico e veloce, ecco alcuni strumenti di intelligenza artificiale molto utili. Strumenti per la generazione di testi. Esistono piattaforme AI che possono aiutare a creare testi per i social media, descrizioni di prodotti e contenuti per il marketing. Sono facili da usare e possono generare testi accattivanti basati su poche indicazioni. Creazione di immagini e design. L'AI può aiutare a creare immagini per i post sui social media, copertine, banner pubblicitari e altro. Con semplici istruzioni, questi strumenti generano design professionali, gestione e pianificazione dei social media. Ci sono strumenti AI che aiutano a pianificare i post, analizzando i migliori orari per pubblicare e suggerendo contenuti basati sulle tendenze. Chatbot per il servizio clienti. Un chatbot AI può gestire domande frequenti dei clienti sui social media o sul sito web, risparmiando tempo. Questi strumenti sono progettati per essere user-friendly e richiedono una conoscenza tecnologica minima. Inoltre, possono risparmiare molto tempo e migliorare l'efficacia della comunicazione online. Se hai bisogno di esempi specifici o vuoi sapere come implementarli, fammi sapere.
Parlando di social media e marketing, visto che noi attività commerciali abbiamo sempre poco tempo a disposizione, come può aiutarci l'intelligenza artificiale ad essere più produttivi, a creare post per i nostri contenuti? L'intelligenza artificiale può essere un grande alleato per risparmiare tempo e creare post efficaci. Ecco come può aiutarti. 1. Generazione di contenuti. Puoi utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per generare contenuti, come testi per post sui social media. Questi strumenti possono basarsi su informazioni specifiche che fornisci, come il tipo di prodotti che vendi o gli obiettivi del tuo brand. 2. Pianificazione dei post. Esistono piattaforme di social media management che utilizzano l'IA per pianificare e programmare i tuoi post in anticipo. Questo ti consente di risparmiare tempo, in quanto puoi creare una serie di post in una sola sessione e pianificarli per essere pubblicati in date specifiche. 3. Analisi dei dati. L'IA può analizzare i dati delle tue attività sui social media e darti insight su quali tipi di contenuti funzionano meglio con il tuo pubblico. Questo ti permette di adattare la tua strategia in modo più efficace. 4. Automazione delle risposte. Se ricevi molti commenti o messaggi sui social media, puoi utilizzare chatbot basati sull'IA per rispondere automaticamente alle domande frequenti. Questo migliora l'efficienza del servizio community online. 5. Personalizzazione dei contenuti. L'IA può aiutarti a personalizzare i tuoi post in base alle preferenze dei tuoi follower. Ad esempio, puoi creare offerte speciali mirate a determinati gruppi demografici. 6. Monitoraggio delle tendenze. Gli strumenti basati sull'IA possono monitorare costantemente le tendenze sui social media e suggerirti argomenti o hashtag rilevanti da incorporare nei tuoi post. Ricorda che, mentre l'IA può semplificare molti aspetti del marketing sui social media, è comunque importante mantenere un tocco umano nella comunicazione online. L'IA può aiutarti a gestire compiti ripetitivi e analitici, ma la tua voce autentica e l'interazione personale con i clienti rimangono fondamentali. Grazie. Puoi farmi un esempio per un salone di acconciature e darmi 5 idee per post Facebook che posso pubblicare? Certo. Ecco 5 idee di post per un salone di acconciature da condividere su Facebook. Prima e dopo. Pubblica immagini dei tuoi clienti prima e dopo un trattamento di acconciatura. Aggiungi una breve descrizione di come hai trasformato il loro look per farli sentire fantastici. 2. Promozioni speciali. Annunci le promozioni speciali, come sconti su tagli di capelli o trattamenti di bellezza per attirare nuovi clienti. Assicurati di specificare la durata dell'offerta. 3. Tutorial di stile. Condividi video tutorial su come creare pettinature o styling a casa. Questo dimostra la tua competenza e offre valore aggiunto ai tuoi follower. 4. Dietro le quinte. Mostra il lato dietro le quinte del tuo salone. Puoi condividere foto o video dei tuoi hairstylist al lavoro, il che aggiunge un tocco personale alla tua pagina. 5. Testimonianze dei clienti. Chiedi ai tuoi clienti soddisfatti di lasciare recensioni e testimonianze. Pubblica alcune di queste recensioni con le foto dei clienti per dimostrare la tua professionalità. Questi sono solo alcuni esempi, ma puoi adattarli alle tue esigenze specifiche e alla tua clientela. Ricorda di mantenere una presenza costante sui social media per coinvolgere e attirare più clienti. Grazie, un'altra domanda che cambia totalmente argomento. Ti vorrei chiedere, per realizzare la vetrina di un punto vendita, quali possono essere i consigli per mettere meglio in evidenza la merce e avere una vetrina che sia il più possibile guardabile e utile per l'attività? Cambiamo proprio il genere. Una vetrina attraente e funoli è fondamentale per attirare clienti. Ecco alcuni consigli. Focalizzare l'attenzione. Scegli un elemento centrale per la tua vetrina. Potrebbe essere un prodotto di punta o una nuova collezione. Questo mi dice quel microfono devo scegliere. Raccontare una storia. La vetrina dovrebbe raccontare una storia o trasmettere un messaggio chiaro. Che si tratti di una stagione, un evento speciale o uno stile di vita, assicurati che la vetrina comunichi questa storia in modo coeso. Illuminazione. Una buona illuminazione è cruciale. Deve mettere in risalto i prodotti senza creare riflessi o ombre dure. Cambiare regolarmente. Aggiornare la vetrina regolarmente mantiene l'interesse alto. Anche piccoli cambiamenti possono fare la differenza. Utilizzare colori e texture. Gioca con i colori e le texture per creare un impatto visivo. I colori vivaci possono attirare l'attenzione, ma è importante non esagerarne.
lascia spazio vuoto intorno ai prodotti per evitare un aspetto troppo affollato. Questo aiuta i prodotti a spiccare di più. Livelli e profondità. Usa scaffali o supporti per creare livelli e profondità, rendendo la vetrina più dinamica e interessante. Coinvolgere i sensi. Se possibile, i più sensi. Ad esempio, una vetrina di un negozio di pasticceria potrebbe avere una fragranza dolce che attira i passanti. Coerenza con il brand. Assicurati che la vetrina rispecchi l'identità del tuo brand e il messaggio che vuoi comunicare. Ricorda, la vetrina è il primo contatto visivo con i potenziali clienti, quindi è un'opportunità unica per fare una buona impressione. Vuoi qualche idea di spiegare il tuo tipo di attività o prodotto? Grazie, no, benissimo così. Ti volevo chiedere un'altra cosa. Come posso far sì che il cliente sia più fidelizzato? Quali sono gli strumenti che mi permettono di fidelizzare meglio il cliente e aumentare quindi la durata nel tempo, aumentare gli acquisti dello stesso cliente reiterati più volte nella mia attività? Fidelizzare i clienti è fondamentale per il successo a lungo termine di un'attività. Ecco alcuni strumenti e tecniche efficaci. Programmi fedeltà. Crea un programma fedeltà che premia i clienti per i loro acquisti ripetuti. Questo può includere sconti, offerte speciali o punti da accumulare. Comunicazione personalizzata. Utilizza email marketing o messaggistica per inviare offerte personalizzate basate sulle preferenze e sul comportamento di acquisto del cliente. Servizio clienti eccellente. Un servizio clienti di alta qualità, che sia rapido, disponibile e risolutivo, è cruciale. I clienti fedeli spesso si basano su esperienze di servizio positive, raccolta feedback e aggiornamenti. Chiedi feedback ai tuoi clienti e fagli sapere che i loro suggerimenti sono stati ascoltati e implementati. Questo li fa sentire valutati e parte del processo. Esperienze esclusive. Offri esperienze uniche ai tuoi clienti più fedeli, come accesso anticipato a nuovi prodotti, eventi speciali o promozioni esclusive. Contenuti di qualità. Fornisci contenuti interessanti e utili, come blog, video o social media post, che aggiungano valore all'esperienza del cliente con il tuo brand. Utilizzo dei social media. Interagisci con i clienti social media, rispondi ai loro commenti, condividi i loro post se appropriato e crea una comunità attorno al tuo marchio. Consistenza nel branding. Assicurati che la tua comunicazione e l'esperienza del cliente siano coerenti in tutti i canali. Ciò contribuisce a costruire fiducia e riconoscimento del brand. Analisi dei dati. Utilizza i dati dei clienti per capire i loro bisogni e comportamenti. Questo ti permetterà di personalizzare ulteriormente le offerte e migliorare l'esperienza del cliente. La chiave sta nel creare una relazione con i tuoi clienti che vada oltre la semplice transazione. Ascoltali, premiali e fagli sentire che sono una parte importante della tua attività. Vuoi esplorare uno di questi punti più nel dettaglio? Grazie, sarebbe molto interessante, ma al momento ho poco tempo, per cui ti faccio un'ultima domanda, se possibile. Certo, nessun problema. Secondo te c'è ancora spazio per le attività locali, per i negozi, le botteghe di vicinato, considerando quello che sta andando sempre di più nel commercio online, con la concorrenza anche della grande distribuzione? C'è ancora spazio per i negozi, per le attività? C'è un futuro? Sì, c'è sicuramente spazio e un futuro per le attività locali, i negozi di vicinato e le piccole botteghe. Anche se il commercio online e la grande distribuzione sono in crescita, ci sono diversi motivi per cui le attività locali possono continuare a prosperare. Una, esperienza di acquisto unica. Le attività locali offrono un'esperienza di acquisto unica che il commercio online non può replicare completamente. La possibilità di vedere, toccare e provare i prodotti, oltre alla relazione personale con i venditori, è un valore aggiunto. 2. Supporto locale. Molte persone sono inclini a sostenere le imprese locali per contribuire alla crescita della propria comunità. Questo senso di appartenenza è un vantaggio per le attività locali. 3. Personalizzazione. Le attività locali spesso offrono servizi personalizzati e prodotti artigianali di alta qualità che possono soddisfare specifiche esigenze dei clienti. 4. Comunità e networking. Le attività locali possono fungere da luogo di incontro per la comunità. Organizzare eventi, collaborare con altre imprese locali e partecipare attivamente alla vita della comunità può generare fedeltà dei clienti. 5. Crisi di fiducia online. A volte il commercio online può comportare problemi di sicurezza, frodi o resi complicati. Le attività locali offrono una maggiore fiducia e assistenza diretta. 6. Nuovi modelli di business.
Molte attività locali stanno adottando modelli di business ibridi, offrendo sia esperienze fisiche che online. Questo può ampliare il loro pubblico. Sebbene le sfide siano reali, molte attività locali stanno adattando le loro strategie, investendo in tecnologia e creando un valore unico per i clienti. Con una buona pianificazione e una comprensione delle esigenze locali, le attività locali possono continuare a prosperare nel futuro. Bene, direi, bene, molto molto bene, per fortuna abbiamo tanti punti interessanti. Grazie, allora salutiamo, grazie a ChatGPT per questi suggerimenti inclusi in questo video, grazie. Di nuovo Matteo, sono contento di essere stato d'aiuto. Se hai altre domande in futuro, non esitare a tornare qui. Buona fortuna con i tuoi corsi sull'intelligenza artificiale generativa e con la tua attività. Arrivederci. Grazie, ciao, alla prossima. Torneremo presto a parlare ancora di questo. Sarà un piacere rivederti in futuro. A presto e buona giornata. Bene, è stata una chiacchierata davvero molto interessante. Prendiamo i lati buoni che ci possono essere da questi strumenti, perché è una rivoluzione in atto, un progresso che andrà avanti, che andrà comunque normato sempre nella maniera corretta, ma che andrà avanti, e questo è così perché così è sempre stato il mondo, da quando è stata fatta la scoperta dell'energia elettrica e poi con il telefono, poi con internet, poi con tutti gli strumenti che sono arrivati, e quindi il mondo va avanti. Dobbiamo essere noi a utilizzare con consapevolezza questi strumenti che ci sono messi a disposizione e che possono darci dei risultati se sfruttati a dovere. È sempre l'uomo che fa la differenza e che deve utilizzare la tecnologia nel modo corretto, per cui prendiamo il buono che può uscire da questi strumenti di intelligenza artificiale e adoperiamoli per migliorare le nostre attività. Ci vediamo al prossimo video, un saluto da Matteo, ciao!